Ciao amici! La prostata è la ghiandola del sistema urinario e riproduttivo dell'uomo. È molto piccola, pesa solo 20 grammi, ma è molto importante. Ha la forma di una castagna, con la punta rivolta verso il basso. Squaletto dice che lui ha la prostata d'acciaio come le sue pinne. Ah sì? Serve a produrre il liquido seminale dove vivono gli spermatozoi. La prostata influisce anche sul flusso urinario perché è adiacente alla vescica e all'uretra, il canale che trasporta l'urina all'esterno. Dopo una certa età, ma in realtà sempre più anche negli uomini giovani, la prostata inizia a presentare disturbi più o meno gravi, che si manifestano con sintomi quando si fa la pipì, come bruciore, alterazione del flusso e minzione molto frequente. Il sintomo più comune è l'infiammazione della prostata, la prostatite. Circa il 25% degli uomini dopo i 50 anni inizia a sviluppare questo disturbo, ma la prostatite può colpire gli uomini a tutte le età. Quali sono i sintomi della prostatite? Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine del video, c'è un regalino per voi. 1. Bisogno urgente di urinare spesso di notte e con minzione dolorosa. 2. Dolore durante e dopo l'eiaculazione. 3. Mal di schiena lombare. 4. Ipersensibilità al glande. 5. Saltuario deficit erettile. 6. Lieve o moderata disfertilità. Le cause dell'infiammazione sembrano collegate ai fattori che infiammano l'organismo. Significa che più è infiammato il corpo in generale, più si infiamma la prostata. Cosa non fare per l'infiammazione della prostata? 1. Irregolarità intestinale per la vicinanza di tossine tra intestino e prostata. 2. Alimentazione squilibrata. Troppi grassi e proteine animali sono infiammatori. 3. Alcol e fumo generano infiammazione perché alterano il pH dei tessuti interni. 4. Eccessiva sedentarietà. Indebolisce l'attività muscolare della zona. 5. Eccesso di sollecitazione, eccedendo con sport da seduti come bicicletta, moto o canoa. 6. Stress e tensioni emotive aumentano il cortisolo che genera infiammazione. Ecco tre cause della prostatite legate all'alimentazione. 1. Grasso addominale. 2. Colesterolo elevato. 3. Pressione alta. Fai prevenzione da subito tenendo questi tre nemici sempre sotto controllo. Se vuoi approfondire gli alimenti favorevoli e contrari alla prostata e conoscere i rimedi naturali, trovi tutte le informazioni necessarie in questo ebook approfondito. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist dei consigli per una prostata sana, sempre il link è qui sotto in descrizione. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.